A Lentini, gli alunni del primo circolo didattico Vittorio Veneto rischiano di compromettere l'anno scolastico 2020-2021 perché dopo la chiusura del plesso scolastico ordinata dall'amministrazione comunale perché i locali sono inagibili, fino ad oggi non sono state ancora trovate le aule dove collocare questi scolari. Carmelo Greco, rappresentante dei genitori, oggi si tinni perché? Perché l'istituto, l'amministrazione sta cercando di prenderci in giro, non ci sta dando né date né scadenze, non ci sta dando niente e in più ci dice anche bugie, ci chiama privatamente per darsi giustificazione dei suoi ritardi, che noi sinceramente siamo consapevoli che in qualsiasi amministrazione ci possono essere difficoltà, specialmente in questo periodo di Covid, ma sta parlando con dei genitori che quando la scuola ha avuto dei problemi perché l'amministrazione non ha avuto i fondi, noi genitori abbiamo dipinto i muri, abbiamo fatto dei traslochi, abbiamo pulito le classi, noi genitori siamo disposti sempre per la scuola e così facendo abbiamo aiutato anche l'amministrazione a risparmiare, ma tutto questo invece l'amministrazione non l'ha fatto e loro sono pagati per fare questo. Invece noi senza stipendi, senza niente, noi facciamo questo per amore dei nostri bambini affinché possano stare in posti adeguati. Quindi non so più di tanto cosa dire, perché effettivamente siamo ormai stanchi, siamo stanchi. Noi chiediamo chiarezza alla nostra amministrazione comunale e chiediamo delle certezze che ad oggi sono pochissime. Per esempio stiamo ancora aspettando la consegna dei locali di via del museo. È vero che settimana prossima finiranno i lavori, ma la cosa non esatta è che ci verranno consegnati i locali, perché dopo i lavori ovviamente ci saranno poi i lavori di sanificazione, di pulizia, il trasloco, quindi non parliamo più di una settimana, ma parliamo almeno di altre due settimane. Ad oggi non sappiamo per esempio la scuola media dove andrà, non ci sono locali sicuri e certi. Si era chiesto nelle varie riunioni, nell'aula consiliare, di essere ripristinato il secondo piano dell'istituto IPA Baletta. All'epoca ci dissero che i lavori da fare erano pochi, c'erano solamente delle infiltrazioni, ma qualche giorno fa abbiamo avuto la conferma che tutto questo non è possibile perché pesa un contenzioso sul secondo piano dell'IPA Baletta, contenzioso che prima dell'anno nuovo non sarà eliminato e quindi ad oggi c'è un grandissimo punto interrogativo per quanto riguarda la secondaria. Lei si immagina che quella è anche una scuola di quartiere, che cosa significa? Significa portare un bambino alla letta, altri sono nella biblioteca Lexaias, alla biblioteca comunale, poi andare a Lexaias e poi andare alla letta. Una cosa incredibile, anzi i genitori devo dire che sono stati veramente, ma veramente, come dire, non solo educati ma anche molto pazienti.